Ah, i parassiti, una fonte inesauribile di fascino e di notevoli capacità di adattamento all'ospite. Tipo, lo sapete che c'è un verme capace di trasformare questo in questo? Ve lo racconto oggi. Bentornate e bentornati in un nuovo video. Oggi si parla di parassiti ancora e vi racconto una storia davvero particolare. Ma prima vi ricordo che se volete sostenermi in descrizione ci sono tutti i miei social, anche Patreon, la wishlist Amazon, il canale broadcast di Instagram dove metto tutte le news così non vi perdete eventi, conferenze, eccetera. Iscrivetevi naturalmente al canale e vi ricordo che è anche uscito il mio secondo libro, Dinosauri Eccellenti, vi lascio il link in descrizione. Nel 1995 una serie di segnalazioni di scioccati bambini delle scuole medie parla di rane veramente strane, trovate durante l'osservazione di alcuni stagni a Henderson, Minnesota. Il 50% delle rane leopardo in uno stagno mostra malformazioni serie, con arti che o sono malformati o non ci sono, o sono in sovrannumero, oppure sono malformati e in sovrannumero. Si scatena il panico, all'inizio si pensa che sia colpa di sostanze inquinanti come pesticidi o addirittura dei raggi ultravioletti. Tutte cose che possono effettivamente portare a malformazioni nelle rane. Per questo si parlò molto della cosa, insomma, poteva essere un pericolo per gli umani che vivevano nei dintorni. Quindi vengono stanziati milioni per fare ricerca e fare luce sul mistero. Però la risposta era molto più strana e affascinante del previsto, per certi versi. Una delle cause tirate in ballo parlava anche di alcuni parassiti. C'era chi aveva ipotizzato che la colpa potesse essere di un qualche trematode. I trematodi sono un gruppo di animali vermiformi, parenti delle più famose tenie, per capirsi. Un articolo del 1999 di Johnson e colleghi, pubblicato su Science, conferma questi sospetti, rafforzati poi da una serie di pubblicazioni successive. Si trattava di Ribeiroia ondatrei, un trematode parassita che viene riscontrato sui tessuti anomali di queste rane e che in laboratorio viene dimostrato essere la causa di queste malformazioni. Oggi sappiamo che questo parassita è diffuso anche in altre parti degli Stati Uniti e anche in alcune parti del Canada. In realtà il parassita già lo conoscevamo dal 1931, solo che non eravamo al corrente di quello che poteva fare. Fu il parassitologo Emmett Price del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti a pubblicare la descrizione di questa specie. In quell'occasione descrive quattro nuove specie di trematodi parassiti, tutti trovati dentro al topo muschiato, nome scientifico Ondatra zibetica, un roditore americano amante dell'acqua. Tutto inizia in un tranquillo stagno dove sguazza il nostro protagonista, che, come molti parassiti, ha diversi stadi di crescita. Il primo è chiamato miracidio. Appena esce dall'uovo, cerca già un ospite in cui insediarsi. In questa fase il primo ospite intermedio è sempre una chiocciola acquatica della famiglia dei planorbidi. All'interno della chiocciola il parassita si sviluppa prima in una sporocisti, la quale dà origine poi allo stadio di redia, dal quale poi si sviluppa la cercaria. Le cercarie, capaci di nuotare liberamente, a quel punto lasciano la chiocciola e, come suggerisce il nome, vanno a cercare un altro ospite. Il secondo ospite intermedio di norma è la larva di un anfibio, di frequente il girino di un anuro, quindi il gruppo di anfibi di cui fanno parte le rane e i rospi, o talvolta anche un pesce. Infettano l'ospite venendo a contatto con esso e penetrando nei tessuti epiteliali e a quel punto digievolvono allo stadio di metacercaria. La fama del parassita è legata proprio a questo stadio. Più di 30 specie di anfibi, come vi dicevo, soprattutto anuri, cioè rane e rospi, ma non solo, sono parassitate e le metacercarie hanno la singolare abitudine di aggregarsi e formare delle cisti attorno al cinto pelvico e agli arti inferiori, che in questa fase appunto stanno crescendo, perché vi ricordo, stiamo parlando di girini, quindi anfibi che ancora devono fare la metamorfosi e in cui il danneggiamento degli abbozzi, degli arti che si stanno pian piano formando, può avere delle ripercussioni serie. A sostegno del fatto che sia proprio un danneggiamento meccanico dei tessuti in crescita la causa appunto dello sviluppo di questi arti strani, c'è il fatto che si possono indurre delle formazioni molto simili, impiantando in quella parte del corpo dei girini che si trovano in questa fase di sviluppo delle piccole perline di resina. Lo hanno detto in una ricerca del 1990, che vi devo dire. La densità delle malformazioni sembra anche essere legata al numero dei parassiti all'interno dell'anfibio, cioè più ne hanno e peggio escono dopo la metamorfosi. Si è anche visto che quando sono presenti le metacercarie, negli arti in formazione di questi girini c'è un eccesso di acido
retinoico. Il consenso è che, ovviamente, come dicevo, la causa principale delle malformazioni sia proprio danneggiamento meccanico, ma a quanto pare anche quest'acido retinoico ha un ruolo, anche se non è chiaro se sia prodotto dalle larve direttamente o se la presenza delle larve induca nella rana una produzione eccessiva della sostanza. In ogni caso, la sua presenza sembra avere un ruolo nel danneggiamento dei tessuti ossei e muscolari degli arti in formazione. Secondo una ricerca del 2003 condotta sulle rane leopardo, però, la cosa più importante è il momento in cui il parassita viene in contatto col girino, perché il momento giusto è tutto. Infatti in queste rane, se il girino viene infettato mentre è allo stadio che precede lo sviluppo degli arti, è molto facile che muoia. Se invece il parassita arriva mentre gli arti sono in formazione, allora il girino si svilupperà e avrà un sacco di malformazioni. Però se il parassita arriva troppo tardi, quando la larva è già avanti con lo sviluppo degli arti posteriori e quindi hanno già una forma a remo, il cosiddetto paddle stage, allora l'infezione è facile che non avverrà. Gli arti, come dicevo, possono essere in sovrannumero, possono mancare, possono essere malformati, ma ovviamente comunque non sono funzionali. Avere infatti arti in sovrannumero non è un vantaggio, specie se non funzionano e crescono dove non dovrebbero. È un impiccio, tant'è che le rane metamorfosate hanno grosse difficoltà durante la locomozione e la ricerca del cibo. E questo va tutto a vantaggio del parassita, perché l'anfibio non è l'ospite definitivo, ci vuole un altro step per concludere il ciclo vitale. E una rana, o quel che è, in queste condizioni è molto più facile da catturare, per esempio, per un uccello acquatico. Sono 15 le specie di pesci per i quali è riportata la parassitosi da Ribeiroia, ma potrebbero anche essere di più perché le interazioni coi pesci sono state meno studiate rispetto alle interazioni con gli anfibi. Vuoi anche perché ai pesci non escono pinne in sovrannumero. L'infezione nel loro caso è molto più discreta. Solitamente infatti le metacercarie si localizzano vicino alla cornea, spesso in depressioni lungo la zona perioculare, le narici, oppure vicino alla linea laterale, cioè l'organo che sta sul lato dei pesci e che è molto importante a livello di senso, infiammando i tessuti circostanti. Il fatto che si stabiliscono in queste zone, fondamentali per ottenere informazioni vicino all'ambiente, potrebbe dirci che non solo fiaccano la salute del pesce, ma ne indeboliscono anche la capacità di rilevare la presenza di eventuali predatori, rendendoli prede più facili. Però in realtà la faccenda non è stata studiata nel dettaglio. Da quel che emerge però sembra che i pesci siano degli ospiti meno ottimali per il parassita rispetto agli anfibi. Forse perché gli anfibi, quando vengono parassitati, sono ancora allo stadio larvale e non hanno ancora un sistema immunitario sviluppato come quello dei pesci che vengono parassitati. L'ospite definitivo, comunque, come vi dicevo, è un uccello o più raramente anche un mammifero. Questo lo sappiamo da esperimenti, perché il normale ospite definitivo non è certo al 100%. In ogni caso, nel sistema digerente dell'ospite definitivo, il parassita si riproduce, fa delle uova che poi vengono espulse con le feci dall'ospite, finiscono in acqua, si schiudono e fanno uscire il parassita allo stadio di miracidio. E tutto ricomincia. Grazie agli uccelli, tra l'altro, questi parassiti possono colonizzare potenzialmente anche degli stagni molto lontani da quello in cui sono nati, utile appunto per aumentare la propria diffusione e conquistare nuovi territori e anche limitare la competizione per le stesse risorse con i propri semini. Ovviamente questi parassiti si sono coevoluti assieme ai loro ospiti nel loro ambiente, perciò di norma la situazione è sotto controllo. Solo pochi, in confronto a quanti ne nascono, riescono ad arrivare a riprodursi, e in questo senso un agente di controllo fondamentale è costituito da alcuni piccoli predatori acquatici, come per esempio gli stadi immaturi delle damigelle, le aggraziate cugine delle libellule, oppure gli stadi immaturi delle libellule, che entrambi iniziano appunto la loro vita come insetti acquatici, o come anche le gambuse, piccoli pesci ossei che, sebbene raramente possano essere infettate da questo parassita, come le damigelle riescono a tendere degli agguati alle cercarie mentre se ne vanno in giro in cerca dell'ospite. Addirittura alcuni test di laboratorio hanno visto che scelgono di mangiare le cercarie del parassita anche in presenza simultanea di altre fonti di cibo. Anche alcuni piccoli crostacei d'acqua dolce che si nutrono per filtrazione sono attivi consumatori dei parassiti durante il loro stadio larvale, tra l'altro. In alcune osservazioni di laboratorio, addirittura le idre
ovvero parenti di acqua dolce delle meduse, hanno mangiato le cercarie, paralizzandone anche qualcuna grazie al contatto con i loro tentacoli. E nel caso delle rane arboricole del Pacifico, Pseudacris regilla, che sono molto suscettibili all'infezione, aiuta anche a avere intorno dei tritoni, che, per dire la verità, possono essere anche loro degli ospiti alternativi per questo parassita. Ma se un parassita, appunto, li infetta, non è detto che finisca il suo ciclo, perché per via delle sostanze tossiche presenti nei tritoni, questi animali sono meno appetibili per gli uccelli, quindi ne mangiano meno e i parassiti si diffondono meno. E quindi possono aiutare a diluire l'infezione di questi parassiti in natura. È anche normale che qualcuno se li mangi, perché a livello di biomassa di questi parassiti ce ne sono tanti davvero. Uno studio del 2013 ha misurato che la cercaria è lo stadio con la massa minore, mentre le redie sono lo stadio più grosso, il 350% in più rispetto alla cercaria, e possono costituire fino al 7,5% in peso della massa secca totale delle chiocciole di questi corsi d'acqua, guscio escluso. Le redie pesano singolarmente nell'ordine dei microgrammi, cioè milionesimi di grammi, ma visto quante sono, non è un dato trascurabile. Nel 2019 è stato anche riportato un evento sinistro nel National Wildlife Refuge, nella contea di Santa Cruz, in California, e riguardava la mortalità in massa di due salamandre del genere Ambistoma, cioè Ambistoma californiense e Ambistoma macrodactylum croceum. Più precisamente, una mortalità nelle loro larve, negli stadi della metamorfosi. Gli esemplari, quando erano ancora vivi, si muovevano lentamente, erano pallidi e avevano appunto delle piaghe vicine alla bocca, all'attaccatura degli arti e alla base della coda. Una volta appunto ispezionate, queste salamandre morte hanno rivelato che c'era un'infezione associata appunto a ulcerazioni e lesioni cutanee causata dalla metacercarie della riberoia, cosa confermata anche dalle chiocciole panorbidi che negli stagni dei dintorni avevano ovviamente l'infezione di questa parassita. Ma come, la presenza di questi parassiti non è normale? Perché ci sono queste mortalità di massa anomale, come anche vi dicevo quella all'inizio del video? Cos'è successo? Perché questo macello? Per scoprirlo ovviamente bisogna scavare nella letteratura scientifica e, se riesco a farlo in sicurezza, ovviamente devo ringraziare NordVPN. Avrei voluto anche averlo quando mi hanno hackerato il canale poco tempo fa, ma era finito l'abbonamento e stavo aspettando che me lo rinnovassero e quindi l'ho scoperto. NordVPN tiene al sicuro i vostri dati, di modo da evitare truffe e furti di identità, e con un solo account protegge fino a 10 dispositivi, incluso lo smartphone. Con il servizio già incluso Threat Protection, vi protegge dai malware durante la navigazione, bloccando poi pop-up, annunci fastidiosi e software dannosi che, come vermi parassiti, vorrebbero insinuarsi nei vostri tessuti in crescita per farvi spuntare altre gambe sulle gambe e cose del genere. Tra l'altro, viaggiando all'estero per lavoro e non, uso il wifi, dovendo anche aprire app come quelle della banca per controllare che tutto sia a posto. Perciò è meglio avere sempre attivo NordVPN, di modo che almeno sto tranquillo anche quando mi attacco alle reti pubbliche. Lo faccio in tutta sicurezza, infatti non c'era mai problemi. Proteggersi con NordVPN conviene, vi lascio il link in descrizione col quale potete avere anche uno sconto esclusivo più 4 mesi extra sui piani biennali, più 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati. Comunque, come vi dicevo, la faccenda è un po' strana, perché di fatto questo parassita è presente naturalmente in California ed era con ogni probabilità già presente nel sito della prima traumatica storia che vi dicevo, dal momento che qui sono presenti tutti gli step per il completamento del ciclo vitale, dalle chiocciole planorbidi agli anfibi agli uccelli acquatici, ed erano state anche osservate raganelle delle specie Pseudacris regilla con delle leggere malformazioni. Perciò stupisce che in un ecosistema dove questi rapporti occorrono naturalmente da sempre ci sia una mortalità così alta. Uno dei problemi è che lì ci piove tanto. Ma come? Si parla sempre di siccità. Non è una cosa buona se piove di più? Beh, dipende. In California, in realtà, uno degli effetti della crisi climatica in corso è che ci sono precipitazioni anomale ed eventi meteorologici sempre più estremi. Dall'inizio degli anni 80, in California, le precipitazioni sono diventate sempre più intense e variabili. Le piogge sono legate ai cosiddetti fiumi atmosferici, ovvero dei corridoi di vapore che arrivano dall'Oceano Pacifico e aiutano effettivamente a contrastare la siccità.
Ma con le alterazioni climatiche degli ultimi decenni arriva più vapore e piove di più, anche quando invece dovrebbe nevicare, e questo è un problema. Come misura contro la siccità, gli stagni della zona erano stati anche scavati, ricostruiti e monitorati negli anni passati, di modo da aiutare la riproduzione degli anfibi. Dopo questa mortalità del 2019 vengono all'occorrenza anche svuotati, di modo che l'acqua non si mantenga di anno in anno ininterrottamente. Poi vi spiego perché. Può sembrare strano, ma ha senso. Il clima infatti è un po' pazzerello ultimamente, si sa. Sappiamo anche che l'abbondanza del parassita è legata alla presenza della planorbella, la chiocciolina, no? Il suo primo ospite intermedio. Di norma, tra la fine di luglio e agosto, infatti, gli stagni si seccano. Ma tra l'ottobre 2018 e il settembre 2019 nella zona c'è stato un record di piogge, col risultato che anche a estate inoltrata c'erano ancora molte pozze d'acqua, il che ha facilitato di brutto la presenza degli uccelli, ovvero gli ospiti definitivi del parassita, attorno agli specchi d'acqua, e quindi anche con loro la diffusione delle uova di questi trematodi nell'ambiente. E dall'altra, l'acqua ha aiutato di brutto la sopravvivenza delle chiocciole, che ora tutte fiere erano cresciute di più, diventando più grosse ed evitando quindi la predazione dei loro soliti predatori invertebrati acquatici, che come abbiamo visto sono quelli che tengono sotto controllo, direttamente o meno, il numero dei parassiti. Questo ha fatto esplodere la popolazione dei parassiti nel sito e come sempre ci sono andati di mezzo gli anfibi, anche perché uno dei principali fattori che innescano la metamorfosi di questa salamandra è proprio la diminuzione del volume d'acqua, che qui manco per niente. Da dati pubblicati nel 2007 si sa che i numeri delle larve di questi parassiti tendono per questo motivo a ridursi drasticamente in estate, per poi aumentare rapidamente tra settembre e ottobre, perché nel pieno dell'estate i loro principali ospiti, cioè le chiocciole, muoiono in massa per poi ritornare abbondanti quando la situazione ritorna più fresca e umida. Il Nord America ha più di 230 specie di anfibi, di cui circa 190 urodeli, quindi la più grande diversità di salamandre al mondo, e il 42% degli anfibi nordamericani è in pericolo. Come vi ho raccontato altre volte, gli anfibi stanno vivendo un po' una crisi a livello globale, legata alla crisi climatica e agli episodi di siccità sempre più frequenti, associati all'aumento delle temperature, e poi c'è di mezzo anche la perdita dell'habitat, la competizione con le specie alloctone, patogeni e parassiti vari, il più famoso è un fungo, il batracco chitridio, che falcia le popolazioni di molti anfibi. Il ruolo però dei parassiti di altro tipo, come appunto i trematodi, in questa storia effettivamente è meno noto e compreso, anche per via del loro intricato ciclo vitale, che non è che li renda proprio facilmente studiabili. Contate poi che l'effetto di questi parassiti su una popolazione di anfibi può tradursi ad esempio in una ridotta fecondità degli adulti, in un arresto della crescita e altri effetti che hanno il loro impatto probabilmente, ma che proprio per le loro caratteristiche sono difficili da misurare. In ogni caso il clima che cambia può impattare la sopravvivenza di questi animali in modi davvero imprevisti, alterando una situazione che di suo sarebbe normale in modo letale. Tornando all'inizio della storia e alle segnalazioni che hanno reso famoso il parassita, infatti ci si potrebbe chiedere perché di punto in bianco sono state trovate un sacco di rane malformate tutte insieme in una zona in cui con questi parassiti in teoria ci hanno sempre convissuto. Infatti poche persone in quelle zone degli Stati Uniti in passato avevano visto rane deformi. Le cause, come vi dicevo, non sono facili da identificare nemmeno in quel caso, ma ci sono alcuni dati che ci dicono che i girini, quando vengono esposti a erbicidi come l'atrazina, diventano più suscettibili al parassita, forse perché vengono indeboliti banalmente. L'atrazina aumenta anche la crescita del perifiton, ovvero la copertura che si sviluppa sui substrati acquatici e che comprende alghe, batteri e funghi, che sono un cibo importante per le chiocciole acquatiche, che quindi hanno maggior cibo e quindi i parassiti hanno più ospiti. Per lo shock che ha causato, è a livello sì di notizie, è uno dei trematodi associati agli anfibi studiato di più in assoluto. Però da una parte questo probabilmente è perché quando arriva nelle rane diciamo che te ne accorgi e quindi è più facile di altri da studiare, ma soprattutto perché all'inizio ci siamo cacati sotto, si pensava che si fosse in pericolo anche noi, ecco. E quindi per quello l'abbiamo considerato di più. In ogni caso, con il nostro sconsiderato impatto, pare abbiamo aperto la strada alla proliferazione di questi parassiti in alcuni contesti, mettendo in pericolo gli anfibi che ci vivevano. E quindi
Per questo è interessante e utile da studiare. Come vi ho detto altre volte, i parassiti sono una fonte inesauribile di cose interessanti, ovviamente ne riparleremo anche più avanti. Immagino che qualcuno questo parassita, anche solo così a idea, lo conoscesse già, però spero di avervi fatto insomma una disamina un pochino più completa e che vi ha raccontato qualcosa che magari non conoscevate. Quindi fatemelo sapere nei commenti se avete apprezzato il video, chiaramente iscrivetevi al canale se non siete iscritti, se vi piace il mio lavoro seguitemi su tutti gli altri miei social, c'è tutti i link in descrizione, e poi ci sono i link per i miei libri, per Patreon, per la wishlist di Amazon, eccetera eccetera. Insomma, chi mi vuole sostenere modo c'è, ma già se apprezzate il video e lo spammate già è tanto comunque. Bene, grazie mille, ci vediamo al prossimo video e statemi bene. Ciao!